quest'anno si impegna per lanciare un messaggio ancora più forte. Sì, una realtà che davvero sta prendendo sempre più corpo, sempre più sono le volontarie che aderiscono, ma soprattutto il merito di World Doors è di portare avanti davvero tutto l'anno il messaggio della non violenza di genere. È un messaggio culturale importante perché, come sappiamo, io non sono contenta di dover riparlare di violenza di genere, perché se ne continuiamo a parlare significa che il fenomeno purtroppo esiste ancora. Ma lo sono perché le istituzioni accolgono con grande favore, sostengono queste iniziative, perché soltanto andando ad incidere su quella che è la cultura possiamo veramente fare il passo decisivo del cambiamento. E noi guardiamo soprattutto al tessuto sociale dei più giovani. Perché? Perché i ragazzi non soltanto imparano sui banchi di scuola le materie didattiche, imparano l'educazione, ma devono imparare anche a rispettare il prossimo, in particolare appunto a iniziare a organizzare davvero la loro vita nel massimo rispetto delle compagne. Quindi, che possono essere in questo caso le compagne di classe, ma potrebbero essere poi le compagne di vita future. Quindi, iniziamolo a fare. World Doors ha il grande merito di parlare di questa cultura della non violenza con un metodo il più fruibile possibile dai giovani. Lo parla con l'arte, col canto, con la musica, con la danza, con la moda. E quindi davvero vogliamo rispondere con la bellezza, come proprio il titolo di quest'anno. Una bellezza non soltanto una bellezza estetica, sarebbe troppo riduttivo questo, ma con una bellezza proprio intesa in senso universale. Noi rispondiamo alla violenza in questo modo, dicendo che soprattutto alle donne vittime di violenza c'è un futuro. Non arrendetevi, non chiudetevi in voi stesse, perché ormai davvero sono tantissimi i movimenti che vogliono aiutare, che vogliono portare avanti. Ricordiamoci anche noi come Regione Liguria siamo parte di quella in rete contro la violenza, un protocollo d'intesa importantissimo che non fa più perdere tempo nel momento stesso in cui una donna è vittima di violenza, che deve essere ricoverata presso un pronto soccorso, automaticamente passa alla denuncia, scatta la denuncia alle forze dell'ordine, automaticamente passa poi alle cure dei centri antiviolenza. Come Regione Liguria, anch'io come pari opportunità, per la prima volta ho ritenuto davvero di continuare ad attenzionare il settore dei più giovani. Io ho indetto un bando con delle risorse a cui possono accedere i centri antiviolenza, perché ovviamente i centri antiviolenza sono quelli più accreditati, diciamo, per poter dare una mano alle donne appunto che si trovano in questa situazione. E vogliamo appunto che grazie a queste operatrici dei centri antiviolenza si possa continuare una politica di sensibilizzazione sui banchi di scuola. Ricordiamo anche il grande lavoro, anche perché abbiamo ottenuto degli importanti fondi dal Ministero, dei COAV, i centri che curano l'uomo violento. Importantissimo anche cercare di far conoscere questa realtà, perché forse si può andare a prevenire ancora di più se l'uomo si rende conto forse che c'è qualcosa che non va, e quindi magari di mettersi in cura e pertanto affidarsi. Quindi invitiamo davvero anche gli uomini che si trovano in questa situazione ad arrendersi con massima umiltà e a farsi curare, perché davvero insieme, da quello che io continuo a sostenere, insieme le istituzioni, i centri antiviolenza, i COAV, le forze dell'ordine e le aziende ospedaliere, riusciamo forse insieme non a cambiare subito, perché è naturale che il cambiamento di una cultura non può avvenire in poche ore o in pochi anni. Ma secondo me, soprattutto continuando ad attenzionare i più giovani, che saranno cittadini e cittadini del futuro, forse riusciremo a costruire davvero una classe sociale molto più forte e molto meglio educata forse dei loro predecessori. Grazie. Grazie.